Carissimi amici, continuamente mi viene richiesto: i vescovi devono lavorare di più per attuare il Concilio Vaticano II. Io sono convinto che ancora dobbiamo cominciare ad attuare il Concilio di Nicea, perché il Concilio di Nicea vietava ai vescovi gli intrallazzi per entrare in sedi più importanti e non è stato eseguito. Diceva, scomunicava vescovi che intrallazzavano per nominare il successore, e non è stato eseguito. E non pensate che io stia tramando per nominare il mio successore. Non esiste, fatela finita di questi discorsi. I vescovi che tramano per eleggere il successore sono scomunicati, e io già ho evitato le scomuniche per altre cose. Poi, quindi, questa è la prima cosa che volevo dire. No, la domanda è questa, ma ora tanto poi padre Roberto ci inoltrerà. La fecondità del Concilio di Trento, io mi sono stufato che tridentino equivalga a reazionario o a stupido. Io mi sono stufato, il Concilio di Trento è stato una grande cosa. Basta di parlare per slogan. Basta, tanto arriverà un momento in cui fra un po' di secoli si dirà: se quasi di Vaticano II, guarda sto stupido, guarda. Ecco, c'è veramente tanto da dire, quindi mi raccomando, attenzione, cuore e dibattiti violentissimi. Grazie. Dunque, mi è stato fatto notare che sono un po' troppo, adesso non devo diventare come il vescovo romano, ma sono un po' più vivace, mi è stato detto che sarebbe meglio. Bene, e si sente abbastanza? Don Mauro, vado bene? Ecco, ok, allora procediamo. E allora entriamo nel vivo invece dell'argomento, il Concilio di Trento, il senso del Concilio di Trento. Bene, allora innanzitutto le fasi dello svolgimento. È un concilio lunghissimo che dura tantissimi anni, non è solo il Concilio di Trento che ha un svolgimento così complesso, e proviamo brevemente a descriverle. Allora, innanzitutto c'è una convocazione nel 1536 a Mantova e Vicenza, perché non riesce quella di Mantova, provano con Vicenza. Perché? Questo è dovuto al fatto che le posizioni in campo non si limitano a essere posizioni di tipo strettamente religioso, cioè che riguardano le verità della fede. In questo caso sarebbero, diciamo, solo i membri della Chiesa in senso stretto e gli appartenenti alla comunità ecclesiale preoccupati delle verità della fede a fare delle difficoltà. In realtà la partita è anche politica, perché improvvisamente, ecco il senso della parola protestante, come probabilmente chi c'era nei giorni scorsi ha già sentito, ecco che cosa succede, che l'imperatore desidera che ci possa fare un concilio per poter dare una linea comune che consenta all'impero, che in quel momento andava dalla Spagna all'Italia, avendo solo i Paesi Bassi, quindi vuol dire Olanda, Belgio, eccetera, la Francia in qualche modo era un altro pezzo invece non appartenente all'impero, e Carlo V era imperatore in quel momento, e poi c'erano gli stati italiani. Ecco, in questo contesto, che semplifico molto, ma solo per capire che da una parte abbiamo l'imperatore che è preoccupato di una pace imperiale, come anche in passato altri prima di lui, e la religione è un ottimo strumento per tenere insieme le pecore. Perché se crediamo tutti e apparteniamo tutti alla stessa fede, ecco, questo diventa un motivo di unità anche politica, anche civile. Dall'altra parte c'è il Papa, che invece è preoccupato di un altro tipo di unità, e in più è preoccupato che alcune questioni di tipo, diciamo, disciplinare, che riguardano per esempio la ripresa di temi come quelli che ha lanciato prima Don Romano
che già dal Concilio di Nicea erano stati affrontati, per esempio la questione in quel momento molto forte dei benefici ecclesiastici, cioè dell'utilizzo dei beni di una diocesi, che vuol dire terreni, proprietà, denaro, oppure la residenza del vescovo può andarsene dalla propria diocesi e rimanere tanti mesi se non anni altrove, o cambiare da una diocesi all'altra magari comprandola, comprando questo passato, eccetera. E tutte queste questioni in qualche modo spaventano, perché hanno a che fare con la riforma della Chiesa. Quindi potremmo dire così che cominciano a traccheggiare. Allora, viene finalmente nel 1536, notate che sono 16 anni dopo la condanna di Lutero, avvenuta nel 1520. Questo fa sì che sono già passati 13 anni, e io non entro in tanti altri dettagli, che se non me li scrivo mi perdo, perché con le date sono negato, ma già così, con quella prossima, la prima fase comincia nel 1545. Quindi addirittura, vedete, sono 9 anni dopo la convocazione. Quindi 9 più 13, sì, 9 più 16, capite bene che sono parecchi dal momento in cui Lutero è stato condannato. Non è che in questi 20 anni le cose si sono fermate, le cose sono andate avanti, per cui in pratica la Chiesa è già spaccata. Le posizioni separate di coloro che si rifanno alla Riforma e di coloro che si rifanno, restano, diciamo, dentro la posizione della Chiesa romana, sono già ormai estremizzate a un punto tale che c'è corrispondenza addirittura sui territori, per cui ci sono principi, per esempio in Germania, che nel loro territorio sono diventati, che i principi sono diventati seguaci della Riforma e impongono nei loro territori la Riforma, e principi che al contrario sono rimasti cattolici, magari perché sono anche vescovi, per esempio quello di Mainz, di Magonza, che impongono nei loro territori l'appartenenza alla Chiesa Cattolica, e di conseguenza si scomunicano a vicenda. Ci sono stati tentativi in questi anni di conciliazione, ma non hanno portato a quel risultato. Conseguenza, ecco, che quando si arriva alla prima fase del concilio, che comincia, ripeto, come vedete scritto nello schema, nel 1545, i protestanti non parteciperanno. Dopo vi mostrerò uno schema che, per motivi di praticità, ho preso e non ho modificato, quindi dovrò fare poi qualche piccola correzione, che riassume tutto il Concilio di Trento in un'immagine che commenteremo. Ecco, qual è il punto? Che vedremo, a un certo punto parla di anche i protestanti. Assolutamente no, non c'era nessun riformato che sedeva in concilio. E addirittura prendere e sostenere, difendere posizioni che avevano anche solo l'eco di assomigliare a quelle dei riformati, veniva subito aggredito chi difendeva queste posizioni. Quindi è stato un dibattito molto complicato, ma a cose ormai, potremmo dire, a litigio ormai concluso. Quindi questo concilio non ha avuto la possibilità di fare quello per cui avrebbe dovuto riunirsi. Che non vuol dire che non ha fatto cose importanti, ed è quello che appunto prima Don Romano ricordava, cioè che è sensato parlare del concilio come di un'assemblea sinodale che ha dato delle indicazioni preziosissime per i 400 anni successivi della Chiesa. Vedrete domani nei dettagli, da quello che ho capito, perché poi questa ricchezza è stata valorizzata solo in parte.
qualcosa comincerò a dire anch'io, ma lo vedremo brevemente. La prima fase del concilio, quindi, vedete, va dal 1545 al 1547, si svolge a Trento. Perché a Trento? Perché Trento è una città imperiale, cioè è sotto il controllo dell'imperatore, il vescovo di Trento è un principe dell'impero e quindi si sentono più tranquilli di poter tenere sotto controllo, ma questo fa sì che non partecipano i francesi in questa prima fase. E spagnoli fanno fatica perché devono passare per la Francia, fare un lungo viaggio. Quindi è quasi esclusivamente rappresentata, anche i vescovi tedeschi fanno molta fatica. Per cui alcune delle questioni che vengono trattate in questa fase mancano di voci diverse da quelle dei vescovi italiani. Nel 1547, con la scusa di un'epidemia, immaginate come se fosse esploso il Covid, da qualche parte c'è il rischio del contagio, allora andiamo in una zona più tranquilla. E così spostano tutti i padri dell'assemblea, chiedono che vengano trasferiti a Bologna. Una parte accetta l'invito e una parte rimane a Trento. Quindi dal 1547 al 1549 i lavori non procedono perché non si possono fare delle sessioni in maniera adeguata. Cos'è il vantaggio di questi due anni? Che Bologna è città universitaria, a differenza di Trento, e quindi i periti, cioè i teologi che accompagnavano e aiutavano i padri sinodali, i vescovi, a discutere, possono studiare. Hanno a disposizione le biblioteche dell'università, dei conventi, degli studi teologici. Questo in quella fase non ha un grande vantaggio, ma nella seconda fase, che va dal 1551 al 1552, le discussioni che avverranno cominciano a utilizzare tutto questo materiale di approfondimento che nella primissima fase, quella del 545-47 a Trento, non era a disposizione. Ora, poi magari torno un attimo su alcuni dettagli. Infine, ecco, c'è una lunga pausa, praticamente 10 anni, in cui di nuovo si riuniscono a Trento, e questa è la fase finale, che dura praticamente poco meno di un anno, in cui il concilio arriverà alle sue conclusioni e si conclude nel 1563. Diciamo subito alcune cose prima di passare avanti. Allora, una cosa importante proprio su questa questione del materiale. E la difficoltà nasceva dal fatto che, come dicevamo, Trento non è città universitaria, avranno avuto qualche anche biblioteca in qualche convento o monastero, ma non così come una città grande e universitaria come Bologna, con grande tradizione. Una delle difficoltà, dicevamo, della rimandare l'inizio del concilio, addirittura dal 1536 al 1545, è dovuta al fatto che, avete sentito nei giorni scorsi che c'era, che ci sono, anche qui estremizzo molto per motivi di chiarezza, due posizioni. Cos'è il concilio? Come funziona il concilio? Chi decide? Il concilio da solo? Il concilio con il Papa? Solo se il Papa dà l'approvazione delle decisioni del Concilio, il Concilio è valido. Vedete, sono tre posizioni molto diverse. Quella che dice, no, chi decide è il Concilio, e il Papa deve accettare, sottostare alle decisioni del Concilio, è quella che appunto è definita teoria conciliarista. È l'assemblea che prevale sul pontefice. E l'altra opposta è quella che dice appunto no, è il Papa che, consultato il Concilio, poi decide. A Trento si adotta una linea intermedia, cioè il Papa non sarà presente, anche per motivi di sicurezza, diciamo così, e manda dei suoi rappresentanti, che sono tre legati,
tre cardinali, Del Monte, Cervini e Paul, un inglese, che da subito rappresentano il Papa nella conduzione dell'Assemblea. Qual è quindi la soluzione, potremmo dire, intermedia tra i due estremi? Il concilio con il Papa, dove il riconoscimento del Papa non è semplicemente decide lui, ma approva le decisioni che il concilio ha preso. Lavorando attraverso i suoi delegati, i tre cardinali, è chiaro che quando il concilio arriverà a delle conclusioni, saranno conclusioni che il Papa potrà tranquillamente approvare. Allora, se volete, è un modo per rispondere chi decide, che è venuto fuori nella lezione precedente, nella conferenza precedente. Ecco, questo quindi è molto importante, ma porta a un immediato, subito scontro all'interno dei tre, tra i tre delegati, che porterà lentamente il cardinale Paul, l'inglese, ad andare via. Con la scusa di una malattia, dicono gli storici, lui lascia l'assemblea conciliare. Perché? Perché teme che le sue posizioni lo porteranno a essere accusato di eresia. Quindi, per evitare questo, se ne va, lasciando il campo a Cervini, che diventerà papa col nome di Marcello II immediatamente dopo, ed è uno dei papi che è durato di meno, è stato, io non mi ricordo adesso, un mese. Credo che forse solo Giovanni Paolo I l'ha battuto. Sì. Vero? Perché è durato meno ancora. No, lui meno di ancora. Ah, ecco, Cervini è il contrario. Vedete, con le date io non ci vado d'accordo. E dunque, allora, a questo punto, perché il Paul è così, tra virgolette, in difficoltà? Perché lui è uno dei rappresentanti del movimento evangelicale, cioè di quelli che, stando a Roma in Italia, è nel circolo di coloro che sostengono una radicale riforma della Chiesa perché possa essere veramente in sintonia con la rivelazione e con il Vangelo. Al centro, la salvezza per grazia. L'espressione è importante perché tornerà a quello che vedremo oggi pomeriggio, e si contrappone alla salvezza, se volete, già in questa espressione, la salvezza per grazia, giustificazione per grazia, si contrappone all'espressione giustificazione per fede, che dicono in parte la stessa cosa, perché anche Lutero dice ci si salva senza le opere, ci si salva perché Dio ci salva. Ma, diciamo, nell'espressione che il movimento evangelicale sostiene, è qualcosa che dice questo senza utilizzare l'espressione per fede, che invece era luterana. E quindi è un tentativo di prendere, come dicevamo prima, il buono senza cadere nell'estremo. Ora, diciamo, in questa fase iniziale, venendo meno, quando il cardinale Paul si accorge di essere in difficoltà, e per un certo gruppo di vescovi presenti al concilio potrebbe essere anche addirittura accusato di eresia, lui si ritira e rimangono, come dicevamo, il cardinale Cervini e il cardinale Del Monte. La differenza tra Cervini e Del Monte, che non è di poco conto laddove si tratta di condurre, guidare e animare l'assemblea del concilio, è che Del Monte è un canonista. Quindi è molto attento a tutto quello che riguarda la legge canonica della Chiesa. Ha un modo di procedere che tiene molto conto di questo. Il cardinale Cervini invece è un teologo e umanista, quindi è molto più sensibile alla dimensione, diciamo così, potremmo dire spirituale, anche se non voglio mettere in cattiva luce il Del Monte, che non vuol dire che perché seguiva la legge canonica fosse meno spirituale, ma un altro modo di procedere, più attento, se volete, mettiamola così anche qui per semplificare, alle regole e alla disciplina. Questo porta, lo vedremo poi dopo nello schema riassuntivo, da subito a due conseguenze. La prima,
anche per mandato del Papa, bisogna affrontare innanzitutto la questione delle verità della fede, della dottrina, senza però dimenticare anche quelle della disciplina. Entrando nel dibattito, il Concilio decide di procedere in modo parallelo, cioè di lavorare insieme contemporaneamente sia sulle questioni di dottrina, di verità della fede, sia sulle questioni di disciplina. E la dottrina viene affidata in qualche modo come responsabile e animatore al Cervini, la parte invece che riguarda la parte più canonica, più disciplinare, al Del Monte, che lavorando poi insieme portano lentamente all'approvazione dei vari documenti. Bene, questo tendenzialmente nella prima fase, quella di Trento, vengono affrontate tematiche di, potremmo chiamarle fondo, di base, per cui il valore del Concilio stesso, la tradizione e la scrittura, il peccato originale, la giustificazione, e poi, per dire quelle grosse, e poi invece nella seconda fase, e si concluderà nella terza, verranno affrontate le tematiche dei sacramenti e per esempio anche quella della del purgatorio. Finito il Concilio affida al Papa alcuni compiti. Allora, il primo di questi è la pubblicazione dell'Indice dei Libri Proibiti, che sarà pubblicato nel 1564. Cioè un indice che verrà aggiornato di mano in mano di testi che non sono da leggersi. Una seconda, che è più positiva, questa è una sorta di qualcosa che limita. Mentre c'è un secondo compito che viene affidato al Papa, che è la redazione del catechismo per i parroci, cioè di un testo che riassuma, condensi e presenti in modo sintetico tutta la dottrina della Chiesa, i contenuti e le verità della fede, costruito in maniera che possa servire a coloro che sono i parroci e coloro che li aiutano a predicare e istruire il popolo sulle verità della fede. Fino a Pio X questo è stato il testo base, ci sono stati altri testi anche scritti da altri, ma certamente non ha l'autorevolezza di un testo pubblicato e redatto dalla Chiesa stessa. Mi fermerei qui un attimo per dire due parole su questo compito affidato al Papa, che il Papa porterà a terra, farà concludere da chi poi a lui a sua volta affidato. Cos'ha di interessante? Allora, io non entro nei dettagli del catechismo, ma nella sua struttura, che dice la modernità e la validità tutt'altro che oscurantista dei contenuti del Concilio. Il catechismo lo confrontiamo con quello di Lutero. Il catechismo di Lutero parte da affermare innanzitutto quali sono i comandamenti, qual è l'esigenza morale di vita concreta che si deve vivere. Perché la legge ci insegna che siamo peccatori. Quindi il primo dato è che siamo peccatori, nella logica del catechismo di Lutero. Poi viene l'annuncio della salvezza, la predicazione, la parola, la Bibbia, attraverso cui Dio raggiunge il peccatore. Infine, la vita della Chiesa. Il catechismo ai parroci ha la stessa struttura dell'attuale catechismo della Chiesa Cattolica. Innanzitutto la rivelazione, il messaggio di Dio, la salvezza. Chi è Dio e perché salva? Sì, certo, salva un uomo che è peccatore,
ma innanzitutto c'è l'amore misericordioso di Dio. Questo ha quindi l'annuncio di la rivelazione, Dio che si mostra chi è ed è il Dio misericordioso che viene a chiamare gli uomini alla comunione con Lui. Già nel Catechismo dai parroci è così. Poi c'è preghiera, sacramenti e infine la vita morale. Quindi le esigenze della legge arrivano in un secondo momento, addirittura un terzo momento, perché attraverso la preghiera e i sacramenti la Chiesa è nelle condizioni di offrire concretamente gli strumenti per entrare in una relazione viva con questo Dio che ci salva. Questo schema, quindi prima di tutto l'amore misericordioso di Dio e solo dopo l'uomo che è anche peccatore, è proprio del Concilio. Quindi questo non è il Catechismo che inventa questa maniera di procedere, è il Concilio che in tutta la sua realizzazione, il suo sviluppo, il suo cammino, arriva a identificare questo schema, che consegnerà poi appunto per il Catechismo. Qual è il limite, se volete, facendo un salto all'oggi, poi vedremo meglio e domani lo approfondirete. Il limite è che noi, avendo tendenzialmente, tranne che nei paesi di missione, e poi anche lì le chiese che sono nate nei paesi di missione, a un certo punto entrano in questa dinamica ordinaria, entrando nella vita cristiana da bambini, da neonati, quando ancora non capiamo, questa dimensione non sempre l'abbiamo chiara, cioè che l'amore di Dio ci precede. È qualcosa che va recuperata, costantemente posta davanti a noi, riannunciata. Se volete, Papa Francesco è quello che definisce il grande annuncio, che è una bella intuizione, perché toglie una strana parola che è primo. Il grande annuncio, cioè che Dio ci ama, ci ha creato perché ci ama e ci vuole portare alla comunione con Lui e tra noi, attraverso la vita divina che ci viene data in Gesù Cristo e il suo Spirito, ecco, questo, dice il Papa, non è un primo annuncio, nel senso che si fa una volta e poi dopo c'è un seguito. È un grande annuncio perché costantemente va riaffermato. Questa è, rispetto a questo, il Concilio di Trento è in piena sintonia, anzi, costruisce tutto, lo vedremo meglio poi nel pomeriggio parlando della giustificazione, su questa condizione. Dio ci ama, ci ha creato per avere una relazione con noi, per entrare in comunione con noi e permettere a noi di entrare in comunione con Lui, di vivere una vita piena, di poter essere poi quindi in comunione tra noi grazie a questa esperienza di misericordia che Dio ci offre, e in questo appunto allora tutto il resto è collegato. Ripeto, il Catechismo che viene redatto ha questa struttura che rinvia a questa convinzione fondamentale del Concilio. In terza cosa che affida al Papa, che il Concilio affida al Papa, è la riforma dei libri liturgici. Ecco, qui allora, senza voler fare della polemica nel senso negativo del termine, però è da sottolineare che in questo momento vengono codificate, messe in ordine, sistematizzate dal punto di vista della liturgia tante cose che non erano così ben definite. Cioè, allora, se volete, quando si parla della nuova liturgia, che è quella che noi adesso, dopo la riforma liturgica del Vaticano II, abbiamo cominciato ad usare ed è quella che normalmente utilizziamo per la nostra celebrazione, non è che è stata fatta un'operazione per la prima volta di rinnovo della liturgia. La liturgia non è mai stata rigidamente fissata, anche quando, come in questo caso, viene fissata con precisione.
Ma fa un'operazione, la riforma dei libri liturgici, che è affidata da un concilio che dice bene che mettiamo ordine in tante cose che non sono ordinate, secondo le indicazioni che il concilio ha dato, cioè primo la misericordia di Dio. E per poi cosa sia questa misericordia lo vediamo nel pomeriggio. E, ecco, allora è importante questo, perché se un conto è dire sono un tradizionalista dal punto di vista liturgico, cioè sono molto attento alla tradizione, la tradizione è molto bella, eccetera, eccetera, eccetera. Un conto è dire è sempre stato così, non è vero. Non è vero, la comunità cristiana, la Chiesa, è anche nella sua forma istituzionale gerarchica, ha sempre avuto l'attenzione di sistemare, ordinare e presentare la propria liturgia nel modo più adeguato possibile alla vita della comunità e al tempo che stava attraversando. In fedeltà con tutto il cammino, e qui torniamo alla domanda sulla verità e quant'altro. La congregazione cardinalizia per interpretare i decreti del concilio. Ecco, qui ci avviciniamo alla giornata di domani. Leggo, così potete seguire anche voi sullo schermo. Con la bolla Benedictus Deus, che è datata 30 giugno 1564, quindi praticamente alla fine del concilio, Pio IV, che era papa all'epoca, promulgò i decreti tridentini, avvocando nell'interpretazione alla congregazione cardinalizia del concilio. Quindi dice: solo la congregazione dei cardinali da me nominata può interpretare il concilio. Questa congregazione cardinalizia del concilio è appositamente istituita per risolvere i problemi e i dubbi che le innovazioni avrebbero creato nella loro applicazione. Interessante. Vuol dire che tutto il percorso del concilio, sia nelle sue decisioni dottrinali, sia nelle sue decisioni disciplinari, ha creato delle innovazioni. Quindi quello che noi guardiamo, come diceva prima Don Romano, no? Come se fosse una roba conservatrice, retrograda, in realtà in quel momento è stata una rivoluzione che fa pensare al concilio stesso e al Papa che lo deve in qualche modo rendere concreto, far diventare vita della Chiesa, che ci saranno scontri, problemi, conflitti, rifiuti e che quindi c'è bisogno di dare una voce unica per l'interpretazione di quello che il concilio ha insegnato, l'eredità che lascia. Domani vedete quanta fatica questa cosa fa, non perché era retrogrado, per il motivo contrario, per il motivo contrario, perché per esempio, non ne faccio troppo perché tanto domani la approfondirete meglio di quanto possa farlo io, che non è la mia competenza. Per esempio, sostenere che i vescovi non devono dipendere dal potere politico non piaceva a qualcuno, per esempio al re di Francia, che aveva tutto l'interesse ad alimentare una chiesa nazionale per poterla controllare. E quindi in Francia, faccio l'esempio apposta, il re non ha mai approvato i decreti del concilio, nonostante che l'assemblea del clero nazionale a un certo punto, non potendo più rinviare la cosa, vota che sono da accogliere. Allora capite bene che la questione è la modernità del Concilio di Trento, non il suo contrario. Modernità che, come dicevamo prima parlando del catechismo, è nella sua impostazione, dove vedete, per esempio, modernità non vuol dire novità in sé, perché che Dio è misericordioso, rivelandosi a noi, comunicandosi a noi in Gesù Cristo, che risorto ci dona il suo Spirito, è verità evangelica. Non l'ha inventato il Concilio di Trento,
ma in quel momento era una cosa moderna riaffermarlo con tutta la forza necessaria. Che guarda caso, chi c'era nei giorni scorsi, in particolare il giorno di Lutero, avete visto che era il suo grande problema. Riassunto, l'avrà usato anche Ferraris, si potrebbe dire che tutta la preoccupazione di Lutero è: come posso incontrare un Dio misericordioso? Che è il nostro problema, sempre e costantemente il nostro problema attuale. 500 e rotti anni dopo è ancora vera questa esigenza che Lutero aveva, anche per ciascuno di noi e per l'intera Chiesa. In un momento in cui Lutero protesta, combatte, si schiera contro un modo di essere Chiesa, comunità cristiana, in cui questa verità, e cioè che Dio in Gesù Cristo ci raggiunge, ci dona il suo Spirito, per misericordia, per amore e non per merito nostro, era totalmente negata in molti fatti. Chi c'era gli altri giorni l'ha saputo, gli altri non posso adesso approfondire. Ecco, allora, dubbi e problemi che le innovazioni avrebbero creato nella loro applicazione, e proseguiamo la lettura, e in seguito incaricata anche di valutare la congruità, cioè la corrispondenza, con la normativa tridentina della produzione legislativa dei vescovi a livello locale. Cioè i vescovi avrebbero emanato, preso decisioni, emanato decreti, fatto delle leggi a livello diocesano, sono in sintonia con la mentalità della Chiesa? Se sì, bene, altrimenti per misurare se sono in sintonia con la volontà della Chiesa, andiamo a vedere che cosa ha deciso il Concilio. Il limite però di questa operazione, un limite c'è, è un accentramento su Roma di quanto riguarda le decisioni. Da quel momento in poi, lentamente, ripeto, domani verrà approfondito, la voce delle comunità locali tende a essere in subordine, viene in secondo piano, con tensioni a volte, ma un grande centralismo. Per esempio, la possibilità che dovessero essere indicati da sinodi locali i vescovi da nominare viene in pratica invece avvocata su Roma, cioè la Santa Sede che direttamente nominerà i vescovi, esattamente nella formula in cui la conosciamo oggi e che all'epoca in qualche modo si voleva superare. Ecco, allora, diciamo, questo per dire il prima del Concilio, che avete visto meglio nei giorni scorsi, la difficoltà a convocare il Concilio, una lunga strada che il Concilio ha percorso per arrivare alla sua conclusione, e adesso proviamo i compiti affidati al Papa, una decisione del Papa che è successiva al Concilio di creare la congregazione dei cardinali per interpretare i decreti del Concilio, e adesso andiamo a vedere con uno schema che è un po' violento perché arriva tutto in una botta, ma non avevo il tempo di ritradurlo con un comparire progressivo delle cose, quindi proverò da qui a descrivervelo insieme. E così, riassumendo tutto quello che ha prodotto il Concilio, poi finiamo questa seconda conferenza. Ecco, vedete, tutto in una botta può spaventare. Allora, l'ho trovata molto semplice e molto riassuntiva, e quindi andiamo a vedere. Concilio di Trento, come vedete, dal 1545 al 1563, quasi 20 anni. Andate alla vostra sinistra. Sì, alla vostra sinistra. Voluto da Carlo V. Perché mette prima di tutto Carlo V? Lo ripetiamo, perché era molto desideroso e spingeva il Papa a fare il Concilio, per avere, come dicevamo, un'unità e una pace nei territori dell'impero. Non erano dispiaciuti di questo nemmeno altri sovrani, e quindi diciamo in questa maniera contrastato.
Subito sotto in giallo, vedete, c'è Papa Paolo III. Viene messo sotto Carlo V in questo schema, e per questo mi sembra molto tendenzialmente preciso, perché, come dicevamo, il Papa ha resistito, ha cercato di rinviare, tentando di porre a tema nel Concilio solo le questioni dottrinali, per non doversi trovare con una Chiesa ulteriormente spaccata. Qui è facile riprendere quello che abbiamo detto all'inizio della conferenza, questa qui. Cioè, già la Chiesa era spaccata, cioè il Concilio non avrebbe portato alla riunificazione della parte protestante con la parte cattolica. La paura del Papa dice: se adesso facciamo un concilio e parliamo di riforma della Chiesa, si spacca ulteriormente. Quindi siamo già spaccati, ci spacchiamo anche tra quelli che sono ancora insieme. Quindi il Papa rinviava, finché nel 1545, come abbiamo visto, comincia realmente. Qui si nota che nel 1542 istituì il Tribunale Speciale del Sant'Uffizio dell'Universale Inquisizione. Vedete, c'è una figurina di uno che parla davanti a dei giudici, e il Sant'Uffizio della Santa Inquisizione creando la Controriforma. Questo è falso. Perfetto. Allora, ecco, vedete un cosino rosso che si muove sullo schermo? Una lucina? Ecco, allora siamo a Carlo V, Carlo V a sinistra, poi Papa Paolo III istituì il Tribunale Speciale del Sant'Uffizio dell'Universale Inquisizione. Questo è falso, non potevo toglierlo perché è un'unica immagine, non ha creato la Controriforma, domani lo vedrete meglio. E secondo Iedin, che ha studiato, uno storico che ha studiato con veramente tanta passione e precisione, acribia, il Concilio, si può parlare di riforma cattolica. E i polemici o i critici del movimento che il Concilio di Trento ha messo in atto parlano invece di controriforma, legandola esattamente all'Inquisizione. Allora, è vero che c'è stato questo Tribunale Speciale del Sant'Uffizio dell'Universale Inquisizione, non è vero che per questo motivo c'è la Controriforma. Ok, bene, ci fermiamo un attimo qui. Ricordate il Paul, il Cardinale Paul di cui parlavo prima, che se ne va dal Concilio per evitare, appunto, perché in coscienza lui non avrebbe potuto venir meno alle sue convinzioni. Avete visto Occhino ieri, che infatti ha tutta una storia particolare perché esiste questo di cui avete sicuramente parlato anche ieri. Bene, torniamo al Concilio in se stesso. Questi sono quelli che l'hanno voluto. Poi dopo abbiamo, si svolge a Trento, ma abbiamo visto che in realtà si svolge a Trento, un pezzettino a Bologna, ma non tutti vanno a Trento, poi c'è il ritorno a Trento in questi tanti anni, ma non continuativamente, abbiamo visto che ci sono più fasi. Lavora su due piani. Ecco, qui vedete un'altra falsità, abbiamo detto, perché come dicevamo a Trento i protestanti non arrivano, è un concilio di soli cattolici romani. In Germania è proprio così, römisch katholisch in tedesco, cioè cattolici romani, vuol dire che sono quelli che dipendono dal Papa di Roma, perché è caratteristica, mentre i riformati non dipendono dal Papa, anzi ha scritto cose pessime, tremende, Lutero e tutti i riformati contro il Papa e il Papato. Quindi i protestanti a Trento non se ne vista l'ombra, perché? Uno, l'abbiamo già detto, perché ormai la Chiesa era spaccata, c'era poco da andare a discutere, ma perché a quel momento lì avrebbero tutti quanti corso il rischio di essere presi e incarcerati. Quindi non si sono presentati. Se addirittura un cardinale di Santa Romana Chiesa, legato del Papa
incaricato dal Papa, condurre il concilio, pensa sia prudente dire che si è preso la febbre e sta male e se ne va da Trento, in un posto dove non lo possono arrestare, figurarsi uno che viene e dice: io rappresento i riformati. Lo arrestano subito. E quindi la ragione per cui non vengono è proprio detta esplicitamente, c'è documentazione. Il concilio sarebbe un tribunale per noi. Non sarebbe più il sinodo, l'assemblea di coloro che insieme nello spirito di Dio trovano la via comune. C'è già una via e io sarò davanti al tribunale di chi mi condannerà. Magari mi assolveranno, intanto è un tribunale, è un'altra cosa. Questo è un limite, c'è da riconoscerlo. Detto questo, però, ecco, il concilio lavora e lavora anche bene. Quindi ripeto, ci sono due falsità che abbiamo scoperto in questo schema. Una è questa, ci sono solo cattolici romani, un'altra è questa, la controriforma non è causa del Santo Uffizio. Bene, il concilio, siamo qui un po' alla vostra destra, in basso l'ovale, lavora su due piani. Abbiamo visto prima il dogma, la dottrina, le verità della fede, e l'altro è l'organizzazione ecclesiastica, che possiamo dire la disciplina. Anche qui, diciamo, non è falso, abbiamo visto, però due parole di correzione le possiamo dire. Cioè, cosa mi sentirei di dire? Che non è solo un problema di organizzazione. Cioè, parlare perché gli storici corretti parlano di disciplina e non di organizzazione ecclesiastica? Perché si tratta di come siamo dentro a questo corpo. Allora, l'organizzazione è una parte della disciplina. Facciamo un esempio. Si arriverà a dire che è importante formare il clero, formarlo bene, creiamo seminari. Non c'erano prima. Bene, allora, creare i seminari è una cosa di organizzazione ecclesiastica, ma la finalità non è solo organizzativa, è quella di dare alla Chiesa preti formati. Ecco, vedete, solo per fare un esempio molto concreto. Quindi, oppure un altro esempio che poi vediamo più sotto, che i vescovi stiano dove sono stati nominati, dove sono stati destinati come pastori di una chiesa locale, non è solo un fatto organizzativo, perché dal punto di vista organizzativo possono gestire benissimo anche da un bel vicario e se ne stanno come se ne stavano magari a corte, a Roma, di qua, di là, nella diocesi, in quella parte della diocesi più gradevole, perché la sede episcopale magari era nello Stato. Il vescovo dice, non l'avete sentito, si verrebbe Caprarola invece di stare a Civita. Io qui dentro sto col maglioncino, voi non so come ci state, e magari adesso a Civita devi stare in canottiera. Dice di sì il vescovo. Ora, vedete, allora, quindi non è solo un fatto, per questa organizzazione non è scorretto, ma dice solo una parte di quello che il Concilio fa, perché il Concilio vuole dare un'organizzazione che corrisponda alla dottrina e quindi all'anima, se volete, alla prospettiva di salvezza che la Chiesa è chiamata a incarnare. Bene. Allora, a questo punto il dogma cosa fa? Ribadisce il valore di, e qui vedete alcuni argomenti che adesso andiamo a vedere. Allora, innanzitutto della tradizione, perché c'è un decreto che è quello sulle due vie della rivelazione, tradizione e scrittura. Dato che Lutero e i riformati insistevano, come avete sentito chi c'era nei giorni scorsi, sulla priorità della scrittura, il concilio mette a fuoco invece il tema della tradizione, che non è, si è sempre fatto così, il tema della tradizione, come ben sapete, è come viene tradita, cioè consegnata, trasmessa la rivelazione.
Noi non riceviamo la rivelazione solo dal testo scritto della Bibbia, ma noi riceviamo la rivelazione anche attraverso la vita della Chiesa, che consegna di generazione in generazione nella vita concreta, attraverso la liturgia, la preghiera, la vita morale, non solo in quello che troviamo descritto nei testi, ma nella vita concreta. I suoi santi, per questo sono importanti, rifiutati il culto da parte della Riforma, ribadito dal Concilio di Trento, ma non perché sono importanti lassù, sono importanti soprattutto perché hanno vissuto fino in fondo le esigenze della rivelazione del Vangelo nella vita e hanno permesso a tanti di incontrare quindi il Signore. Ecco, allora, poi dirò qualcosa in conclusione riguardo a quello che poi domani vedrete come seguito del concilio. Un altro, diciamo così, elemento che qui in questo schema viene messo in evidenza è l'ordine sacerdotale, il ministero ordinato, perché come sapete Lutero voleva eliminare la distinzione tra fedeli laici e presbiteri e ministri ordinati, allora il concilio ribadisce questa cosa. Ecco, sotto vedete Madonna e Santi e sacramenti, non è solo il numero che conta e che viene ribadito che ci sono dei segni della salvezza che sono fondamentali. Vengono fissate 7, ma il criterio che ci sia qualcosa che è materiale attraverso cui ci giunge la salvezza è fondamentale. Infine le opere buone, che però vanno intese, ma questo lo vedremo nel pomeriggio. E, ecco, questa è anche qui lo schema, serve per fare un riassunto molto generico, perché qui per esempio manca il tema della giustificazione, che poi comunque lo affronteremo oggi pomeriggio, quindi avremo modo di vedere come un esempio particolare del ribadire il valore di aspetti della dottrina. Dall'altra parte, ecco, nella disciplina, come la chiamavamo, l'organizzazione ecclesiastica e atteggiamento interiore nel viverla, afferma l'obbligo del latino di creare dei seminari, il celibato dei preti, dei ministri ordinati e la presenza dei vescovi e nelle parrocchie dei presbiteri dei vescovi. E, in realtà ci sono anche altre, pensate ad esempio all'arte sacra, pensate ad esempio alla liturgia, pensate ad esempio alla musica sacra, cioè tutte indicazioni che il Concilio dà nel tentativo di, come dicevamo, trovare la via media comune, una via comune per tutti, mettendo ordine in cose che altrimenti avrebbero potuto creare divisioni. Ecco, io mi fermerei. Il vescovo. Sì, vorrei fare un po' di dialogo con Padre Roberto in questo momento, non tanto sulla dottrina, sulla teologia, quanto sulla cornice storica interna ed esterna del Concilio. Per cui magari io così sollevo, ma non sono osservazioni, non sono nemmeno grandi domande, però sono, diciamo, precisazioni opportune per valutare questo evento. Per esempio, quali erano le condizioni dei trasporti in quel momento? Per muoverci. Le condizioni delle distanze, delle comunicazioni e delle informazioni. Non c'era giornali, non c'era media. Quanto ci volle per cominciare a sapere cosa stava succedendo? Ci rendiamo conto, in un evento sbrodolato per 18 anni, rimandato a più riprese,
boicottato in tutti i modi. Roma non lo voleva. Non lo voleva. E vedere un concilio come questo letto nell'ottica semplicemente di reazionari quando ci aveva tutti contro, perché veniva considerato pericolosissimo, sovversivo. Quasi non ci dormiva la notte, avevamo paura di conciliarismo. L'ostilità. Quando venne fatto Papa Carafa, venne la febbre a 40 per 3 giorni a Sant'Ignazio. A 40 per 3 giorni, non solo perché aveva paura che gli affossasse la compagnia, ma per tutto il resto. La preistoria romana, cioè il concilio, si muove in un ambiente dove si va da Alessandro VI a Giulio II della Rovere, che voleva solo conquistare città da regalare a figli e nipoti, Leone X dei Medici, ci hanno dato il papato, ora godiamocelo. Come un mio confratello vescovo ha detto, e godiamoci episcopalmente questo vino. Viene il grande Adriano VI e la sua corrispondenza, le sue corrispondenze. Cioè, ci puoi dire qualcosa di Adriano VI? Perché lo Spirito Santo le grazie le dava, il problema è che questi ne pregava niente. Adriano VI e la sua corrispondenza, no? Mi spiego? Le lettere che si scambiavano. Poi viene Clemente VII, un cretino, un bastardo dei Medici che non capiva nulla e dove metteva le mani sbagliava. E l'imperatore dice, convoca il concilio, convoca il concilio, convoca il concilio. La spada grossa, per cercare di far convocare il concilio che venne convocato dopo 18 anni, dovette mandare da Zichenecchi a Roma, per il sacco di Roma. Poi viene Papa Farnese, ecco, udite, udite a chi ci siamo dovuti attaccare. Poi, da quale teologia si partiva? In che misura, secondo te Roberto, il Concilio di Trento riflette l'esistente o in che misura, grazie a vari personaggi, si proietta verso il nuovo? Cosa succedeva nel frattempo? Ma in Germania 1545 si apre il concilio, un anno dopo muore Lutero e la Germania si consolida il protestantesimo. Cosa succedeva a Roma negli anni del concilio? La Roma di Ignazio, di Filippo Neri, di Felice da Cantalice, di Camillo dell'Ellis. Cioè, vorrei questa cornice, se ci puoi dire qualche cosa che, insomma, che ti colpisce. Dunque, io diciamo che sono, non ho risposte a una buona parte delle domande perché non è la mia competenza, e quindi mi limiterò a riprendere solo quella, diciamo, della teologia, da quale teologia si partiva, e perché direi appunto questa è ciò che io in qualche modo conosco. E pur mantenendo l'attenzione allo sfondo, al contesto storico in cui tutto questo si muove, la prima delle considerazioni, quella sui trasporti e le comunicazioni, direi che molto ben descritta da Romano. Voi immaginate cosa vuol dire anche con un cambio di cavalli arrivare velocemente da Trento a Roma e poi tornare da Roma a Trento. Perché mi fermo su questo aspetto? Perché la difficoltà di la conseguenza, diciamo, della scelta fatta, come vi dicevo, che il Concilio fosse un'assemblea che con il Papa arrivava a decidere,
ma non avendo il Papa in sede a Trento, faceva sì che c'era un continuo scambio di informazioni. Oggi lo faremo con, l'avrebbero fatto con una bella videoconferenza nel momento della necessità, quindi ti chiamo su Zoom o su quello che volete, non so cosa usate voi, online ci parliamo e i legati parlano col Papa e in un attimo si sono capiti. Ci sono stati dei momenti in cui hanno rinviato la discussione per l'approvazione di alcuni documenti perché devono aspettare di sapere cosa il Papa pensava. Negli atti del Concilio si trovano le lettere, non so niente sulle lettere del Papa di Adriano, sì. Qua magari puoi dire tu qualcosa. Ci vado a prendere. Ma questo sicuramente vi posso dire che negli atti del Concilio il segretario incaricato dai cardinali di redare i verbali, raccogliere i documenti, registra sul suo personale diario, che è anche pubblicato negli atti, con grande minuzia tutto questo andare avanti e indietro tra Roma, per fare solo l'esempio del Papa e dei legati, e Trento, con tutto quello che questo di difficoltà comportava e, come diceva giustamente Don Romano, sfilacciato su così tanti anni, comportava anche non chiarezza su tante posizioni. Ma soprattutto c'era il problema che i legati mandavano il materiale giù e Roma lo boicottava, cioè intorno al Papa c'era tutto un giro di gente che voleva frenare, avevano paura che il Concilio, quel Concilio che noi ora malediciamo come reazionario, mettesse la Chiesa in mano a Lutero. A loro non gliene importava niente di recuperare religiosamente la Germania, c'era da difendere la politica al togliamento, la politica dello Stato Pontificio. Mentre Roberto va, gli vado a prendere un librettino. Allora, la teologia, diciamo così, purtroppo per voi questa era la mia competenza fino a un po' di tempo fa, e oltre non posso andare. Però da un punto di vista della teologia, in realtà in Concilio c'è grande ricchezza. Esistono molte correnti e sono tutte ben rappresentate, sia tra i vescovi, perché molti vescovi provenivano dai grandi ordini religiosi, francescani, domenicani, all'epoca ancora niente gesuiti, quindi possiamo stare tranquilli, parlo senza alcuna implicazione. E gli unici gesuiti presenti al Concilio erano due dei primi padri fondatori della compagnia, che Ignazio manda come consulenti. Gli agostiniani, uno dei campioni del dibattito della prima fase è Seripando, Gerolamo Seripando, ex all'epoca, perché poi diventerà vescovo, generale degli agostiniani, che hanno una lunga tradizione teologica con un pensiero autonomo, una propria posizione su tutta una serie di questioni. E ecco, quindi diciamo, grosso, per fare così in modo un po' ordinato, potremmo dire che abbiamo tre grosse correnti di pensiero sulla verità della fede. Una appunto quella della scuola domenicana che si rifà a San Tommaso, una della scuola francescana che si rifà in particolare a, adesso mi viene il nome, ma ve lo dirò, mi viene San Bernardo, ma non è San Bernardo, pazienza. Abbiate pazienza, ogni tanto ho gli ingrippi, poi vi dirò chi, San Bonaventura. E poi vediamo un attimo alcuni dettagli per capire meglio quali sono le differenze. E infine questa, diciamo, scuola degli agostiniani che in qualche modo porta a una sua personale sintesi un po' tra le due. Sulle differenze potremmo, poi le approfondiremo magari nel parlare della giustificazione, potremmo dire però in modo generale che mentre per i domenicani l'impostazione tendenzialmente è molto più attenta da Dio all'uomo, per i francescani è vero il contrario, è più attenta dalla dimensione dell'uomo a Dio e quindi di tutto quello che la realtà.
realtà in qualche modo presenta, per cui in alcune situazioni, lo vedremo, ripeto, nel dibattito sulla giustificazione, l'accento è posto piuttosto su un'attenzione, diciamo così, sto cercando un esempio per renderlo il più concreto possibile. Potremmo dire, ecco, in questo modo, per esempio, facciamo così, vi chiedo scusa perché per non rendere le cose troppo complicate nel pomeriggio risulterà più chiaro parlando della giustificazione. Quindi queste scuole in realtà sono molto ricche, molto attente, hanno partecipato al dibattito precedente al Concilio rispetto alle questioni che sono state trattate anche con dialogo, o meglio lo scontro con Lutero e i riformati, e quindi arrivano nell'assemblea conciliare con molta ricchezza. E, per cui quello che appunto Don Romano ricordava adesso, prima di andare a prendere il libro di cui tra un attimo ci dirà qualcosa, è proprio questa fatica, cioè che nel Concilio sia, ripeto, tra i vescovi, sia tra i teologi che fanno da periti, da consulenti, il dibattito è molto vivace e ricco dal punto di vista dei contenuti. Non sono affatto retrogradi, se vogliamo dire così. E infatti il risultato è comunque un risultato, come dicevamo prima, molto, molto ricco, molto di prospettiva. Ripeto, come ho già detto già molte volte, domani vedrete come mai in qualche modo questa prospettiva viene a fermarsi, viene un po' a impantanarsi, come se entrasse nelle sabbie mobili, e viene molto molto rallentata. D'altra parte, se vi ricordate, cosa fa il Papa dopo la fine del Concilio? Il Papa nomina una commissione per l'interpretazione, proprio perché sono spaventati che la situazione possa sfuggire di mano e che quindi Roma perda il controllo dello sviluppo di quello che accadrà. Dunque, più si studiano queste cose, perché sembra, cioè, noi abbiamo fatto a Carrarola una settimana su Lutero, mi sembra di sentirgli dire i miei amichetti, ma c'è problemi più importanti oggi della Chiesa. Ma, capite, la cosa, lo scopo fondamentale di un evento come questo è darci una mentalità di tipo storico non relativista, storicista ma non relativista, cioè il vedere, imparare dai problemi di allora a risolvere i problemi di oggi. Se questi, per risolvere i problemi della Chiesa di oggi, mi leggono Repubblica o Il Fatto Quotidiano, che vai a cercare? Noi questo lo dobbiamo leggere come il giornale, perché è qui dove si fanno delle categorie. Dunque, fra Leone X e Clemente VII fu eletto Papa per 2 anni Adriano di Utrecht, che era stato il precettore di Carlo V. E qui uno che qualunque, più Lubomir Jack è professore al Laterano di teologia fondamentale ed ecumenismo, eccetera, ed è venuto diverse volte come legato apostolico da noi, che siamo legati al Laterano, a fare gli esami. Io lo conosco molto bene, Lubomir Jack, fra l'altro, perché era negli ultimi tempi, insomma, abbiamo messo in contatto con Zaffiro, che è morto recentemente, voi lo conoscete, era il mio parrocchiano, no? E ho tenuto contatti finché ho potuto. Ora, attenti bene, quindi questo è un tedesco, è un olandese, Adriano VI, perché se non sai la storia non capisci nulla di nulla, di nulla. Non è che su Adista e si impara a capire
cosa succede nella Chiesa. La circostanza che fossero l'uno e l'altro figli della stessa nazione germanica e che entrambi denunciassero la mondanizzazione della Chiesa avrebbe potuto forse favorire un avvicinamento fra Wittenberg, patria della Riforma Luterana, e Roma, capitale della cristianità. Quali sono state le ragioni per cui Lutero e Adriano VI non hanno nemmeno tentato di instaurare un confronto dialogico e costruttivo, pur dicendo le stesse cose? Questo chiedeva perdono alla storia per le porcherie dei suoi predecessori, Adriano VI. Il volume cerca di dare risposta a questa e altre simili domande, partendo dal presupposto che una possibile via di avvicinamento alla verità la offrono le vicende e i documenti della Chiesa imperiale di Norimberga, alla quale parteciparono alcuni protagonisti chiave dello scontro allora in atto, eccetera, eccetera. Ora è inutile che io vi leggo l'indice. Dall'indice voi capite di che cosa si tratta. Ecco, semplicemente l'indice vi leggo. Da Wartburg a Wittenberg, cioè il Covo d'Aquila, dove ha tradotto la Bibbia, a Wittenberg, e tornando all'università, protetto di nuovo da Federico il Saggio di Sassonia. Da Vitoria a Roma, Adriano VI di Utrecht stava a Vitoria, vescovo, in Spagna, perché come sapete Paesi Bassi, che accennava già prima Roberto, e la Borgogna, la Franca Contea, erano dell'impero, più la Spagna, da Vitoria a Roma. Il vescovo Francesco Chieregati era uno che teneva i contatti, cercava fare da ambasciatore. La prima comunicazione dell'opinione di Adriano, la seconda comunicazione del giudizio su Lutero, le parole di Adriano su Lutero, il mea culpa di Adriano VI, lo vogliamo vedere un attimo, pagina 51, il mea culpa di Adriano VI. Poi dopo di lui venne Clemente VII, che aveva tutti i dati vici e più era uno stupido, e quindi capite. Ma di quali peccati? Allora, molti sembrarono increduli, stupiti, che il Papa avesse deciso di rivolgersi all'assemblea di Norimberga con parole come queste: sappiamo che in questa santa sede già da alcuni anni ci sono stati molti abomini, abusi nelle cose spirituali, eccessi nei mandati e tutto infine mutato in perversione. Né stupisce se la malattia sia discesa dalla testa alle membra, dai sommi pontefici agli altri prelati inferiori. Tutti noi ci siamo sviati, ciascuno per le nostre vie, e per molto tempo non c'è stato chi facesse il bene, non ce n'è stato neppure uno. Ma come dicevo ieri a questi amici, un crudele destino ha voluto che tutti i migliori morissero tutti e rimanessero in piedi i cretini, che tutti i migliori sparissero. Tutti quelli con cui si poteva ragionare, si poteva tenere di cosa per Marcello Cervini, che poi era un po' di... Però era zio di un santo, non mi ricordo, di uno di Montepulciano che venne a Roma. Vabbè. Quindi capite, cioè, in quei due anni, fra i due Papa Medici, c'è stato questo che riconosceva tutte le sue colpe, che si rendeva conto di quello che c'era da fare, di che... Quindi pensate voi l'intreccio di realtà. E c'era quelli come ora che dicevano: non si dicono queste cose, vergogna, tutela sono Lutero, ma che se... capite? Cioè, pensavano di fermare il fiume con le mani. E queste sono realtà estremamente interessanti, questi riconoscimenti del Papa. Vediamo se trovo qualche altra citazione su questi. Adriano VI fu consapevole non solo degli scandali, scandalosi peccati dei suoi più diretti predecessori, ma anche della necessità di una riparazione
per ripristinare la credibilità della figura e dell'ufficio del Papa. Ragazzi, c'era stato lo scisma d'Occidente. Riparato lo scisma d'Occidente con una botta che nessuno della Chiesa Cattolica rammenta più. Cioè, la Chiesa si è salvata perché a un certo punto hanno detto ai papi: zitti, ci pensa il Concilio. La Chiesa si è salvata perché, ora, perché dopo vi dico perché vi dico questo, anche, e poi si passa a discorsi più seri, ovviamente, e a stili più seri. Ma qui c'è anche Ratzinger, che anche Ratzinger dice: è vero, c'è una dichiarazione di Ratzinger su questo, ora ve la leggo. Ma a parte, vabbè, questa morte che dicevo, bisogna un po', vabbè. La Chiesa non poteva, quindi vennero questi due e questo qui nel mezzo era pronto a riconoscere. E perché appunto, il Concilio, dopo lo scisma d'Occidente e i tre papi, il Concilio li azzerò tutti e tre e venne fuori Martino V. Ora, evidentemente questi non impararono la lezione. Perché pochi decenni dopo cominciarono a venire i Papa Borgia, prima Callisto, cominciarono a vedere il grande Rinascimento a impazzare su Roma e questi non si rendevano conto di quello che stava succedendo. Morale della favola: facciamo le battaglie vere della Chiesa. Le battaglie vere della Chiesa sono la fedeltà al Vangelo, la santità. Ci possono essere dei momenti in cui le strutture possono cambiare, vacillare, trasformarsi. Lì c'è poco da fare, cioè il Concilio di Basilea Costanza è la smentita assoluta di una certa ecclesiologia papolatrica che vede come un assoluto un certo modo di incarnare il primato. Capito? Cioè, non il primato ci vuole. Come si incarna il primato? Come si vive? È stato già Papa Giovanni Paolo II che ha detto: ridiscutiamo il discorso. Però che cosa è veramente nella Chiesa? Quali sono le battaglie che contano? Quelle per le strutture o quelle per l'animazione spirituale e educativa del popolo di Dio? Dove investire le energie? Vi leggo un testo di Ratzinger. Riferendosi a questo amaro frutto dei peccati dei papi, qui si parlava di Sisto IV, della Rovere, Sisto IV della Rovere, l'assolutismo violento, il nepotismo, la venalità, roba pazzesca, ma tutti citati riportando i dati precisi. Poi Giacca non è un eretico, c'ha la cattedra Laterano, quindi è messo peggio di vecchi come televisione. Ora, dice Ratzinger, riferendosi a questo amaro frutto dei peccati dei papi di allora, Josef Ratzinger ne sottolinea la gravità e spiega: la Chiesa non poteva più offrire alcuna certezza di salvezza e nella sua intera e oggettiva forma fu messa in discussione di conseguenza la vera Chiesa e la vera garanzia di salvezza furono cercate al di là della Chiesa quale istituzioni. Su questo sfondo di una coscienza ecclesiale scossa in profondità si può capire perché Lutero, trovandosi in collisione tra la sua personale ricerca di salvezza e la tradizione ecclesiale, intravide nella Chiesa di Roma non un garante ma un avversario della salvezza. E vi cito la citazione 116, nota 116, eccola qui, vediamo da quale scritto è. Benedetto XVI, Theologische Prinzipien Lehre, Baustein e su Fondamenta Theologie, uno scritto del 2005. Capite? Quindi la complessità di queste cose, a mio modo di vedere, preti della Chiesa Cattolica, anche di questa nostra diocesi di periferia, e ci educa a vedere dove sono. Non è una riduzione moralistica del discorso, no, perché annunciare il Vangelo non è un moralismo,
Sicuramente la Chiesa non la salva la politica, non la salvano le strutture, non la salvano le riforme esteriori, se non passa dalla santità. E questo lo dico perché nel momento in cui tanti elementi ci turbano e ci scoraggiano, in cui vediamo vacillare istituzioni e strutture, Gesù Cristo è il Signore, oggi e sempre. Roberto. Dato che avevamo finito, poi il Vescovo è partito con delle domande, continuiamo con le domande. Se c'è qualche altra domanda, qualcuno che... Argomenti? Molto cari a questo. Ah certo, il sinodo soprattutto. Una domanda da parte, anzi una curiosità. La figura di Paolo III Farnese, che giudizio possiamo tirare fuori di questo personaggio che qui a Caprarola poi... È il parroco di Caprarola lui. È stato un personaggio molto importante. Queste tre domande. E, partirei dall'ultima su Paolo III Farnese. Noi abbiamo una certa simpatia come gesuiti per Paolo III Farnese. E noi abbiamo una certa simpatia come gesuiti per Paolo III. Paolo III è il Papa che ha ricevuto e ha approvato la prima, chiamiamola, regola della Compagnia di Gesù. Ha incoraggiato l'ordine così come i primi compagni l'hanno immaginato e in qualche modo è stato anche colui che l'ha fatto nei fatti nascere l'ordine. E detto questo, anche qui io non essendo uno storico non saprei dare una valutazione corretta. Mi pare di poter dire che lo direi a partire dalla mia conoscenza della prima fase del concilio, quando appunto Paolo III era ancora pontefice. Il grande, se torniamo a come c'era descritto in maniera molto efficace dal Romano la situazione, cioè di una santa sede, diciamo di un Vaticano, adesso uso termini che sono impropri per l'epoca, ma comunque diciamo del papato, che si trova in qualche modo lontano dalla sede del concilio e contemporaneamente sotto minaccia e un po' ostaggio dell'entourage che il papa ha intorno a sé, che non vuole che le cose procedano verso una riforma della Chiesa,
potrà aver avuto grandi limiti, ma certo gli va riconosciuto che è stato capace di una grande mediazione, è stato capace di stare fermo e di non farsi bloccare da coloro che volevano bloccare. E forse non è stato così, all'avanguardia, ma ha consentito a coloro che gestivano il concilio di poter procedere tutto sommato in questa maniera che, appunto, come sentite da parte di Sergio Romano, anche mia, è percepita come tutt'altro che di conservazione, di difesa, e che mette al centro anche nella scelta di partire dalla dottrina la verità della fede. Ora, per noi oggi dottrina coincide con contenuti e con le verità della fede. Per l'epoca, in qualche modo, non c'è distinzione, come oggi noi la percepiamo, tra la, passatemi l'espressione, teoria delle verità di fede e non c'è una distinzione tra questo piano e la vita. Perché? Perché per l'impostazione dell'epoca in realtà si traduce nella vita quello che le verità teoriche insegnano. Questo è il movimento. Quindi, a seconda della teoria che io ho, vivrò la vita in un certo modo. Oggi non è più del tutto così, magari può sembrare strano quello che dico a qualcuno, ma oggi c'è un movimento differente, un po' più complesso, ma per l'epoca era proprio così. Quindi mettere a tema, mettere a fuoco la teoria delle verità della fede, aveva al cuore la preoccupazione per la vita cristiana e non semplicemente per delle dottrine. E in questo senso, ripeto, allora, pur non essendo competente, a me Paolo III, studiando la prima fase del concilio, ha sempre risuonato come qualcuno, ho sempre avuto l'impressione di qualcuno che ha saputo difendere una possibilità. Quindi io ne ho una certa stima, poi non conosco il personaggio nei suoi dettagli, nelle sue sfumature, ma questo sentirei di dirlo. C'è uno sviluppo sinodale della comunione ecclesiale, cioè qui secondo me tenderei a dire che la domanda posta all'epoca e torno al primo intervento di questa mattina, cioè nella storia della Chiesa c'è stato un lento sviluppo, un lento precisarsi, un lento crescere della maniera di organizzare il cammino, diciamo, sinodale. Il problema è, a mio giudizio, arrivando anche all'oggi, è un problema di atteggiamento interiore, cioè non ci serviranno a nulla le teorie sul sinodo e sulla sinodalità, se, per usare le parole di un cardinale, attualmente cardinale, che è l'arcivescovo dell'Aquila, se non impariamo attraverso esercizi di sinodalità. Cioè qui il problema è imparare a camminare insieme nello spirito. C'è un problema di atteggiamento interiore, perché se io posso avere gli strumenti, in questo caso non so, il sinodo dei vescovi più perfetto del mondo, ma se io ci entro, come mi è stato raccontato da un mio confratello che era consulente al sinodo, dove un cardinale di Santa Romana Chiesa, di cui non facciamo i nomi perché siamo in diretta, però rimane che è vero, nel gestire la commissione di una certa lingua, che sapete lavorano per commissioni linguistiche per poter riuscire a capirsi, no? E con i giovani, no, chiedo scusa perché c'è la fase dei giovani, poi c'è questa proprio solo con i vescovi, fanno la riunione di gruppo e di lavoro e la preoccupazione è quella di finire in fretta
poter andare poi a fare, infatti proprio durante il tempo che rimane libero in città, cioè, vuol dire, certo, sarà organizzatissimo il sinodo, avrà tutta una procedura che consente di rispettare la sinodalità, ma non sto usandola, perché ho altre preoccupazioni, perché tanto queste sono sciocchezze. Cioè, il mio confratello è ancora scandalizzato, perché lui con cuore puro, non come il mio, perché lui non è diventato provinciale, io sì, perché io ho il pelo sullo stomaco e lui no, è ancora scandalizzato ad anni di distanza, continuare quando ne parla si ferma e dice ma non si può, esatto, non si può. Allora, per dire che il problema non sono, l'ho detto anche prima da Romano, le strutture, il problema è cosa mi abita nel cuore, qual è l'atteggiamento interiore che ho nei confronti di tutto questo. E direi che, ecco, e qui mi pare che la sinodalità è, credo, questa è la verità da difendere, la sinodalità è l'atteggiamento ordinario della vita della Chiesa, perché significa camminare insieme fraternamente. Quindi è qualcosa che si realizza là dove noi siamo riuniti, due o tre, nel nome del Signore, e lì siamo in mezzo a noi. Prima di essere tante cose, che poi sono anche le strutture, eccetera, ma è proprio lo stile di vita ecclesiale, camminare insieme, non a caso appunto la parola dice proprio questo. Allora direi che da una parte c'è una crescita anche nella sensibilità rispetto alle strutture, all'organizzazione della vita sinodale della Chiesa, ma ha bisogno di essere animata dagli atteggiamenti di fondo di ciascun battezzato. Vescovi, cardinali e papa compresi, non è che sono cristiani diversi. Infine, uso della Sacra Scrittura. Allora, direi che almeno nella prima fase, che è quella che io conosco anche meglio, sicuramente è stata utilizzata in alcuni casi, l'esempio resta una sorta di capolavoro, lo vedremo oggi pomeriggio, il testo del decreto sulla giustificazione è ricco di Sacra Scrittura usata addirittura nel testo. Di nuovo il problema è la ricezione del Concilio, cioè il fatto che più si è andati avanti in questi tanti anni di Concilio sono emerse le resistenze, hanno preso un po' sopravvento, e che poi la devozione, ma magari no, lo capisce lui. Ah, va bene. Ma diciamo, cosa succede? Che come poi domani vedrete, la discussione sui contenuti viene condizionata dalla contrapposizione con i protestanti in un modo molto, direi, grezzo. Cioè, allora, i protestanti dicono solo scrittura, non solo tradizione. I protestanti dicono niente presenza reale, tutta Eucaristia. I protestanti dicono niente ministero ordinato, non solo preti. Cioè, certe esagerazioni che poi lentamente sono emerse, che ancora di cui oggi noi facciamo le spese, nascono da questa contrapposizione, non dal Concilio, ma dal modo con cui in questo stile contrapposto, con testa contro testa, si enfatizza qualcosa che è l'opposto degli avversari. Per esempio la scrittura. Solo la scrittura, solo tradizione. Quindi addirittura la scrittura neanche te la do in mano. Ecco. Ma niente a che fare col Concilio. E dunque però qui, ora chiudiamo divertendosi, andando a pranzo. Amici, qui stiamo attenti a non fare retorica. Allora, è vero,
dopo il Concilio di Trento, purtroppo, la Bibbia sparì dalla vita concreta delle comunità cristiane. Cito due titoli di libri della professoressa Fragnito. È evidente che ci si muove nel mondo storiografico italiano laico, di sinistra, schierato, anticlericale. Mariuoli, sì, ma profondi, direbbe Manzoni. Proibito capire, proibito capire la Bibbia al rogo. Il Concilio di Trento. Amici, non ci prendiamo in giro, ma oggi, non nella nostra diocesi dove va tutto benissimo, ma nelle diocesi vicine, dov'è la Bibbia? Oh, non stiamo a prenderci in giro, Io tanto ormai sono nello scivolo e che ho da dire lo dico, capito? Non stiamo a prenderci in giro, la Bibbia è a rogo. La Bibbia è proibito capire e sarebbe anche proibito che il vescovo rompesse troppo le scatole in queste cose. Invece io le rompo. Ma che differenza c'è fra dopo il Concilio di Trento e ora? È entrata la Bibbia nella Chiesa? In che misura è entrata? Secondo, fate un'inchiesta. Acquistate i libri sinodali di tutte le diocesi italiane e andate a vedere in silo, andate a vedere come hanno cambiato la vita dei popoli. Questo è una sfida. Terzo e ultimo, diceva bene l'ottimo amico Roberto, camminare insieme nello Spirito. Amici, come è percepita questa definizione da una certa base illuminata del clero? Insieme, chiacchieriamo insieme su tutto! No, non mi tappate la bocca! Chiacchieriamo insieme su tutto! Roberto ci ha detto, camminiamo insieme nello Spirito. Che vuol dire? Essere nello Spirito. Cosa vuol dire camminare nello Spirito? Santo cielo, non si rovina la Chiesa, si sta rovinando la Chiesa con il regno dei Kings of Sermons. No? Essere nello Spirito, camminare nello Spirito, camminare insieme nello Spirito. Buon appetito.